Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi continuiamo ancora la nostra avventura con Balotelli per cercare sempre di più la sua rinascita, il Biotta. Che cos'è il Bio? Biotta sa lo sponsor, ha comprato gli Almaz, vabbè, cose che non ci interessano. Allora, prima di andare avanti, possiamo fare gli allenamenti? No, meglio così, andiamo a vedere queste attività che ci hanno sbloccato, così giusto per... Allora, grande prova, chiedi un aumento. Non possiamo, non abbiamo i requisiti per soddisfarlo, però fatti i complimenti. Così ci facciamo i complimenti da soli, signori. Visto che non ce li fa nessuno, noi ce li facciamo da soli ed è la cosa migliore. Perfetto. Negozio, niente di interessante, sono sempre le stesse cose. Abbiamo fatto tutto, tranne assumi uno stilista personale, assumi un social media producer. Assumi un cuoco, assumi un podologo, crea un ufficio moderno in casa, acquista un impianto wifi, ordina mobili per la casa, costruisce una sala cinema, acquista attrezzatura, costruisce una cantina, costruisce una sala, dona del denaro alle riserve naturali, costruisce una piscina in casa, dona del denaro alle scuole. Signori, Balotelli che fa? Non ce l'ha la piscina a casa, ma dai che stiamo a parlare? Dai, la piscina dobbiamo avercela per forza. La piscina e anche, scusatemi, una sala giochi. Scusate, buttiamo un po' di soldi così come se non ci fossero mai. La sala giochi la voglio pure a casa. Dai, è così, ma chi se ne è? Balotelli c'ha i soldi e li spende. Se non li spende lui, chi li deve spendere? Spendiamo tutti i soldi, perfetto. E invece in investimenti. Questo lo possiamo recuperare i soldi, perfetto. Visto? Da un lato escono, da un lato entrano. Che cosa carina. A posto, questa l'abbiamo completato. Questi ci vogliono ancora 55-6 giorni per farli. Questo è disponibile. Linea di abbigliamento 150. Resto con 20.000 euro sul portafoglio. Proprio per farci. Queste sono sempre cose. Facciamo questo, signori. Chi se ne frega? Investiamo. Sì, linea di abbigliamento. Dai, è così. Spendiamo tutti i soldi. Restiamo con 20.000 euro, signori. Dei poveracci. Balotelli è diventato un poveraccio. Rendiamo Balotelli un poveraccio. Detto questo, andiamo avanti. Senza indugio e senza timori. Arriviamo a fine del mercato, che ricordiamo che era arrivata un'offerta dalla Francia, se non ricordo male, ma l'abbiamo rifiutata perché il nostro obiettivo è arrivare a maggio, chiedere il trasferimento e tornare in Italia. Ricordiamo questa piccola particolarità. Saltiamo l'ultimo giorno, tanto non ci interessano le offerte. Brozovic è passato al Manchester United, McAuley dall'United al Leicester, ma non sappiamo le altre cosa sia successo. Allora, un attimo di inquadramento della situazione. Oggi cosa ci andiamo a giocare? Oggi andiamo a giocare la partita con l'Alberi di Natale, poi una partita in coppa contro l'Istanbul e poi ancora in campionato contro il Karagumruk. Dettagli, nomi impronunciabili. Abbiamo notizie sulla Confederation? Niente, sì, niente. Mi sa che pure se arrivi prima in Confederation Cup non ti sorteggiano i turni. Non gliene frega niente, non gli interessa. Se è arrivato prima, non ci interessa. Non continui nella competizione. Forse, boh, non lo so perché questa particolarità, però va bene. Andiamoci a giocare la partita con Balotelli, signori. La prima partita del campionato. Controlliamo solo Balotelli. Siamo ancora un 77. Non è male come cosa. Siamo attualmente capocannonieri, se non ricordo male. Non ricordo in classifica a che posto siamo. Forse terzi. Vabbè, lo vedremo a fine video, signori. Lo vedremo a fine video, così capiamo un attimino, anche perché già siamo a gennaio, stiamo arrivando al nostro obiettivo, stiamo arrivando verso la fine del campionato. È un pomeriggio di grande calcio, Sì, è un ricordatamente momento di live. grande calcio, Su mi questi piace schermi è così, tutto pronto, si bravo, attende dai, solo il segnale dell'arbitro. forza veloce, Abbiamo rapido anticipato in gol, Daniele dai, Adani di nuovo in dai campionato balo, come dai detto. balo, perdiamo già 1-0 al 14esimo contro gli alberi di Natale, perfetto, che cosa bellissima, non ho letto che cosa cazzarola stiamo a fare. Ah, ok, azione per noi. Solo che non riusciamo a far uscire sta palla dal centrocampo. Riesce a passarmela. Bravo così, Balotelli! Balotelli li brucia, Balotelli li brucia, Balotelli li brucia, Balotelli li brucia. È troppo accelerato, Balotelli, 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 palla gol lì, Balotelli, palla che Balotelli, Balotelli. finisce Niente. docile fra le braccia del Porca portiere. miseria. Dovevo rallentare un secondo prima. 39esimo, attenzione. È il Rojo sulla fascia sinistra. È lui, è lui, è lui, è lui, è il Rojo, il Rojo, il Rojo, il Rojo. Potrebbe essere il gol Balotelli! del pareggio. No, no, no. 53esimo, siamo già al secondo tempo. A Balo, dai, dai, Balo mio. Facciamo fuori il difensore Può centrale, siamo puntare soli, col la perna. portiere, uno contro uno. Uno contro uno, col portiere, uno Una contro uno, col buona portiere, occasione. assist. Segno di Balotelli, cambia anche Balotelli psicologicamente la altruista, partita. Balotelli altruista. Prima viene la squadra e poi viene lui, signori. Dai così, bravo il Balo. Prima la squadra e poi lui.
Ok, 1-1. Pensavo se avesse fischiato la fine della partita. Ancora, 1-1. In contropiede, al 56esimo. Ballotelli fa fuori il difensore centrale. Questa volta è da solo. Da solo davanti il portiere. La piazza con calma. Ballotelli. Ribaltata, signori. Buono così. Con un assist e un gol. Super Mario Ballotelli. Oramai è tornato sulla retta via. 63esimo. Occasione ancora per noi. Non so niente dove cazzo sono in difesa. Sono dall'altra parte del campo. Va bene. Riuscirò con una corsa chilometrica a apprettarmi il palo. Noi ancora pascolavamo in mezzo al campo. Però va bene. Perché mi mette in difesa? Niente, sono di nuovo nella nostra area di rigore, signori. Il gioco ci boicotta. Boicottaggio nei confronti di Ballotelli. Arriva, va bene, 3-1. Non so che va bene così. 3-1. Dettaglio, l'importante è aver segnato. È finita? No. Contropiede. Ancora nostro. Palla che arriva al Balo nella nostra metà campo all'81esimo. No, scherzavo, non è arrivato a noi. Dammela. No, sono in fuori gioco. Ma invece no, è buona. Grande Ballotelli che ha fatto un ottimo movimento. Ballotelli. Lento come poche cose al mondo. Ballotelli. Tenta un mini assist. È stata una cacata che abbiamo fatto. Vabbè, 3-1 ci può stare. All'85esimo. Ancora guarda quante azioni mi sta facendo fare. Poi ci sono partite che ti fa fare due azioni e fischi alla fine. Che nervi. No, dai, guardalo il movimento. Mannaggia a te. Finita, va bene. Belanda, Ballotelli e sta, non so, non ho visto come si chiama. I posti di casa molto ammutoliti. Grande Ballotelli, 3 punti portati a casa. Ok, primo obiettivo raggiunto. Primo obiettivo portato a casa. Andiamo avanti. Dai così. Galatasaray ha vinto pure. Ricordo che Galatasaray è sopra di noi. È messo bene. Migliore in campo. Va bene anche così. Ottimo. E ora ci abbiamo la partitina di coppa. Prima però facciamo gli allenamenti, che quelli sono importantissimi. Dai così. Riconquistiamo la piena fiducia di Montella. Buono. E attività. Mi potete dare dei soldi? Intervista con i media parte 1. Scade fra 15 giorni. Facciamo un'intervista con i media parte 1. Impegno di tutto, sottolinea i tuoi meriti. Ballotelli è sempre una prima donna, signori. Per quanto possiamo impegnarci a fare bene, Ballotelli è sempre una prima donna. Andiamo un attimino qui in investimenti. Completato. No, in negozio, ho chiesto investimenti. Pronto. Requisiti non soddisfatti, termina. Pronto, quindi possiamo prendere i soldi? Sì. Buono così. Qui ci abbiamo ripreso i soldi investiti. Invece in Team Sport abbiamo perso. Siamo andati di sotto in Team Sport. Porca miseria. Abbiamo investito 50, ci abbiamo preso 47,5. Mannaggia loro. Di qua non possiamo fare più niente. Questo ancora non c'è. Torniamo in negozio, signori, e spendiamo i soldi di Ballotelli. Ballotelli, i soldi li può spendere. Assumiamo uno stilista personale. Dai così. Pure lo stilista personale e assumi un cuoco. Andiamo a assumere pure un cuoco, signori. Spendiamo i soldi, sì, spendiamo tutte cose. Assumiamo il cuoco. Dove sta il cuoco? Il cuoco, sì, assumiamo il cuoco. Ballotelli deve mangiare sano. Perfetto. E il cuoco l'abbiamo preso pure. Rimaniamo con 79.000 euro. Li stiamo a spendere tutti i soldi a Ballotelli, ma chi se ne frega. Ok. Ho sbagliato pulsante, scusa. Chiedo umilmente perdono. Andiamo avanti, signori, alla prossima partita di coppa. Contro... gioca partita, che è successo? No, niente, ok, vedevo male io. Contro l'Istanbul, controlliamo Ballotelli e scendiamo in campo, signori. Partita di coppa, andate e ritorno, mi raccomando, facciamo una buona prestazione, giochiamo in casa, non sottovalutiamolo, perché anche la coppa ha il suo fascino, anche la coppa avrebbe il suo fascino. Quindi concentrati, testa bassa e vediamo di riuscire a far bene anche questa partita. Siamo a casa, quindi non vediamo di non fare cavolate. 22esimo, contropiede per la Dana Sport, palla sulla destra. Ballotelli è solo al centro dell'area, un po' confuso perché non sa dove andare. Cosa fa? Che cos'era? Non si sa. Ancora
Metà campo della Dana, contropiede. Palla, Balotelli si fa vedere, recupera la palla, supera il cerchio di centrocampo. È lentissimo Balotelli, ma resiste all'intervento. Il Balotelli cerca di chiudere. Il Balotelli vede il compagno di squadra, il Rocio. L'assist arriva nonostante la deviazione del difensore. Buono così. Harry, il Rocio si chiama Harry. Ok, o Harry, non lo so di preciso. Importante era segnare. 1-0 per noi, al 56esimo, ancora, secondo tempo, metà campo avversario, Balotelli riceve un pallone, uno contro l'ultimo difensore, attenzione, Balotelli lo supera, Balotelli entra in aria e la piazza, super Mario, Balotelli, gol e assist per il 2-0 della Dana Sport, buono così. Dai, grande ballo, rigore, attenzione, al 73esimo. Signori, io i rigori li tiro centrali, potete dirmi quello che volete, io i rigori li tiro centrali anche se mi sa che lui rimarrà centrale, quindi indirizziamola. Lo sapevo io che dovevo tirarla centrale, perché non l'ho tirata centrale? I rigori si tirano centrali perché, non lo so, perché lui riesce a intuire i miei rigori. Attenzione, andiamoci a prendere la palla sul calcio d'angolo. Preferisce buono, il colpo. Buona la palla lì sul calcio d'angolo, la crossiamo noi, palla al centro dell'aria. Troppo brutta. Ancora contropiede all'86esimo, metà campo della squadra avversaria. Balotelli contro l'ultimo difensore, lo fa fuori, attenzione, entra in aria il Balotelli la piazza! Sarò cercato il colpo da biliardo, non mi è riuscito, però finisce 2-0. Va bene, 2-0. 2-0 come, appunto, come è un ottimo risultato in vista del ritorno. Prendiamo un 10 insieme a Onikuru. Va bene, ci sta bene, signori. Un bel 2-0 nella gara d'andata e tanta roba. Abbiamo soddisfatto i tre obiettivi di Montella, siamo tutti contenti. Va bene così. Damose. Comunque, signori, ho già in mente quale prossimo giocatore utilizzare per questo tipo di video. Quando completeremo la stagione, la carriera di Balotelli, perché a un certo punto dovremo anche fermarci, signori, e so già con chi fare un'altra carriera giocatore, con quale giocatore andare a fare la rinascita per centrare il suo obiettivo che gli manca. È un obiettivo che gli manca in tutta la sua carriera, manca questo obiettivo, e noi giocheremo con lui. Sarà una carriera particolare, vediamo se me la fa fare, perché non lo so, per cercare di centrare quell'obiettivo. Bene, sì, vi stuzzico così. Ora, altra partita di campionato, terza partita di campionato. Manca poco, vediamo se riusciamo a portarci un buon risultato anche oggi in campo. Come sempre c'è Lele ad Ani. Rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Sì. 0-0, ancora, al secondo minuto. Palla, non so dove la palla. Ok, sulla sinistra, il Rocio, attenzione, il Rocio, Balotelli chiede il pallone. C'è la segnalazione dell'assistente. No, un fuorigioco. Mannaggia, di pochissimo. Ho sbagliato il movimento, sono andato troppo avanti. Ancora, stavolta palla sulla destra, Balotelli, chiede il pallone, il palo. Mannaggia. Siamo al 50esimo, già al secondo tempo. Balotelli da solo nella metà campo avversaria. La difesa è completamente fuori sistemazione. Lui con un colpo da biliardo la butta dentro. Signori, festeggia la Cristiano Ronaldo e poi butta una ritata terribile. Però va bene. Grande Balotelli, 1-0. Dopo due occasioni sbagliate nel primo tempo, la Dana Sport si porta in vantaggio. Attenzione, occasionissima per Balotelli al 68esimo, del lancio lungo, stoppato perfettamente da solo nella metà campo avversaria, entra nell'area, rallenta, aspetta il movimento del portiere, c'è 2-0, doppietta di Super Mario Balotelli. Henry li va a fare muso duro, non lo ferma nessuno Balotelli, dai così, 2-0, ed è finita, signori, è finita. Vedete, sono partite così, è incredibile. Gli fa fare poche azioni e poi rischi praticamente di se sbagli quell'azione, di perderci la partita. Balotelli con un bel 10, signori, ottimo episodio, cazzarola.
3 vittorie su 3 partite, 2 in campionato e 1 in coppa. Mi è piaciuto, grande. Lo spendere i soldi gli ha fatto bene. Lo spendere i soldi gli ha fatto bene. Allora, vediamo un attimino la classifica che non mi farà vedere. Ah no, me la fa vedere, pensavo ci fosse la partita di coppa. Allora, siamo secondi. Siamo secondi a 49 punti con una partita in meno rispetto al Galatasaray. Ok, ma siamo a pari punti con il Beşiktaş, quindi dobbiamo stare molto attenti, signori. Molto attenti, molto attenti. Però siamo lì, però siamo lì. Va bene, signori. Allora, detto questo, io per questo video mi fermo qui. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga. Ciao.